Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene. Buongiorno per tutto il giorno. Stamattina meditiamo il Vangelo di Matteo, capitolo 7, versetti 1 a 5. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Non giudicate per non essere giudicati, perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati voi, e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? O come dirai al tuo fratello, lascia che tolga la pagliuzza dal tuo occhio, mentre nel tuo occhio c'è la trave? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Parola del Signore. Ecco, penso che conosciamo un po' questo proverbio, diciamo così, questo proverbio che ha come base la legge della retribuzione. Faccio ciò che mi fanno. Ecco, perché se tu misuri, sarai misurato. Se ti uccidi, sarai ucciso. Allora, ma chi può misurarci? Quando Matteo dice non giudicate per non essere giudicati, ma chi ti giudicherà? A qui il fondo è proprio il Signore. Per dire tutto ciò che facciamo agli altri e Dio ti chiederà la stessa cosa. Dio ti chiederà la stessa cosa. E perciò la parabola della pagliuzza e della trave ti invita a capire meglio questo proverbio. Non può togliere la pagliuzza nell'occhio dell'altro quando nell'occhio tuo c'è la trave. Tu non puoi continuare a puntare un dito sul tuo amico, tu non puoi continuare a giudicare l'altro, a condannare l'altro, a enumerare i difetti dell'altro, mentre tu sicuramente sei peggio di lui. E perciò il giudizio sarebbe di pensare prima a se stesso, di guardare prima se stesso e poi si guarda bene gli altri. Sicuramente i difetti miei sono più grandi degli altri. Allora chiediamo allo Spirito di aiutarci veramente prima a riconoscere i nostri limiti, i nostri difetti e così capiremo, conosceremo, anche potremo aiutare meglio chi sta accanto a me. Accanto a noi, vorrei dire, con l'aiuto del Signore. Che Dio vi benedica, vi auguro una buona e santa giornata.